5 presidenti delle regioni, dei presidenti del consiglio regionale sono in plenaria a Roma, quindi con molto dovranno fare l'intento a esserci, però hanno chiaramente già riunito con loro. Sostanzialmente abbiamo la loro vicinanza non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista tecnico-politico. A te, rimoto. Allora, buongiorno a tutti. C'è evidentemente qualche problema per gli altri per raggiungere la sede, quindi solamente per dirvi che la Toscana non è ancora viva e non verrà, quindi fanno parte sempre di questo partenariato associazione delle Guardie Nazionali Militari a cavallo, e quindi è fermo invece a un semaforo, quindi non so che capiterà. E il gruppo del Gargano, l'hai già detto tu? Allora, il gruppo del Gargano, che è composto da Gargano, Parco del Gargano, Comune di Monte Sant'Angelo, Comune di San Giovanni Rotondo, dovranno essere rappresentati dal sindaco Costanzo Cascarella. Come tutti sappiamo, il 17 marzo c'è il Papa a Roma e ieri sera ha dovuto, per forza di cose, non accettare l'invito della gendarmeria, e quindi è dovuto per forza di cosa non essere presente. Però hanno già aderito con lettera formale il presidente, diciamo, il gruppo è il sindaco di San Giovanni Rotondo, che già ha inviato tutta la documentazione alla linea della stessa morte. Comunque, siccome è a fine di nostra fine riunione faremo un verbale, quindi pregherei anche dopo il Papa Frenza e Piero, se viene un attimo qui per poi stilare il verbale alla fine. Quindi quando vi rimanderemo tutto il materiale ci sarà, aspettiamo anche l'addetto dell'ufficio UNESCO che verrà tra poco per dirci la situazione finale qual è, e vado subito a fare quello che è, diciamo, un po' la cronistoria di quello che è accaduto in questi 12 anni di lavoro sul progetto Vie Civiltà della Transumanza di Nuova Romanità. Esattamente 12 anni fa un partenariato di GAL italiani avviava questa attività di conoscenza soprattutto sui fratturi e sulla transumanza, e con il progetto La Maratona della Transumanza coinvolgeva in Europa altre 4 nazioni, Francia, Portogallo, Svezia e Grecia. Con questo partenariato, quindi, le regioni italiane erano 5 in origine, perché erano Abruzzo, Sicilia, Basilicata e Campania. Le regioni delle altre nazioni erano la regione di Bacate, la Francia, la Provenza francese, Castiglia e León per la Spagna, Beira del Nord per il Portogallo e la Svezia con la Laponia svedese. Alla fine di questo primo progetto venivano identificate alcune situazioni importanti su delle transumanze europee. Innanzitutto c'era questo gran discorso sui trattori sulla transumanza italiana che faceva un po' così da traino per le altre. L'altra transumanza importante era quella svedese, la Laponia, che ancora era in essere perché i Sami non amano essere chiamati Laponi. I Sami la portano avanti nelle 3 nazioni scandinave, Norvegia, Finlandia e Svezia. In Spagna c'era questa transumanza che andava da Castiglia e León verso l'altra regione, quella del nord della, non ricordo bene il nome adesso, quindi attraversava il cammino di Santiago de Compostela. Mentre i portoghesi erano nel cammino di Santiago di Compostela, però la parte portoghese. Molto interessante è la transumanza dei francesi. La transumanza dei francesi saliva dalla Camargue, quindi storicamente dalla Marsiglia, al nord nelle Alpi italo-francesi. E il gruppo di Digne le Bains, quindi siamo nell'Alta Provenza, era stato quello che aveva portato una settimana su questa grande transumanza. Si parlava all'epoca di
quasi 20.000 pecore che dalla zona immediatamente vicina a Vigna del Pane portava questi animali su al pascolo sulle Alpi circa 2.000 anni. Da questo primo lavoro scaturisce un secondo progetto che è appunto di città della transumanza del patrimonio dell'umanità, in sintesi. Che cosa abbiamo deciso di fare? Candidare la parte immateriale della civiltà della transumanza ad UNESCO e provare ad avviare una candidatura materiale su questi che erano i cammini o comunque le strade agrovascolari importantissime che erano in tutta Europa. Che cosa succede in questi ultimi 5 anni? Siamo riusciti ad ottenere, come questo diciamo che è un lavoro tutto italiano, siamo riusciti ad ottenere questa iscrizione della pratica della transumanza al registro di tutela del paesaggio qui a Milano, ed era l'attività prioritaria per sottoscrivere un fascicolo UNESCO per la candidatura immateriale. Fascicolo che è stato sottoscritto dalle 5 regioni italiane. Nel frattempo è entrata la Grecia con un altro percorso quindi molto importante sulla via Ignazia, facevano vario titolo la transumanza in Grecia, e entrava l'Albania, che tra l'altro fa è tutta una transumanza l'Albania, quindi dal nord al sud sono tutti pastori che transumano ancora secondo tradizione. La parte più importante era quella che nelle immediate vicinanze tra Durazzo, se non ricordo male, e Tirana, Apollonia, antica capitale degli illirici, facevano questa attività agropastorale proprio all'incrocio tra il braccio che saliva dalla Roma e quello che veniva da Durazzo. Perché era importante questo ragionamento con questi altri signori? Perché finalmente cartografie e documenti alla mano siamo riusciti a collegare tutti questi punti dove si faceva la transumanza in Europa passando dall'altro lato, quindi con una attraversata via mare che storicamente veniva fatta proprio dal porto di Durazzo al porto di Sicula, l'attuale Manfredonia. Quindi praticamente per farla molto in breve e guardando l'Europa in generale si riusciva a collegare con quelle che vedete più o meno in questa cartina, le aree del Mediterraneo, si riuscivano a collegare tutte quante per arrivare a Sicula, quindi sul Gargano, Sendero della Compostela, Mont San Michel, dalla zona nord della Lapponia e addirittura da Mosca, perché c'era un'altra strada che veniva giù verso l'Adriatico, si riuscivano a collegare tutte queste strade sulle coste pugliesi dove si imbarcava per andare dall'altro lato, con la Ignazia si raggiungeva l'antica Bisenzio, quindi Costantinopoli, oggi Istanbul. Due strade molto importanti perché l'una poi era la direttiva che andava verso Gerusalemme, l'altra era quella che andava addirittura proprio Quindi questo processo ci porta a ripartire con un nuovo programma, e quindi prima di parlare di questo nuovo programma, che cosa succede? Era importante chiudere una candidatura UNESCO che nel frattempo era andata avanti. Grazie all'ufficio UNESCO del MIBAF, proprio del Ministero dell'Agricoltura, non più tardi, ma ce lo faremo dire da loro, non più tardi, qualche giorno fa, la candidatura nazionale italiana diventava multinazionale, perché hanno aderito l'Austria, e quindi un nuovo partner che entra, oggi non sono presenti perché avevano altri impegni, e la Grecia fanno i due fascicoli nazionali, quello greco e quello austriaco, insieme a quello italiano, diventerà candidatura unica multinazionale che dovrebbe essere presentata a giorni
ma questo ce lo diranno più tardi gli amici che sono venuti diciamo in maniera quasi obbligata a illustrare quello che è successo dal punto di vista proprio della candidatura tecnica. Il nuovo programma noi lo abbiamo sottoscritto un annetto fa proprio nell'ufficio UNESCO qui a Campobasso, a Roma, al Palazzo Firenze, ed eravamo, oltre il vecchio diciamo, partenariato, c'erano già dei soggetti nuovi che avevano aderito, come per esempio il CAL Cilsi, nella zona di Avellino, i banchi letterari con sede appunto al Palazzo Firenze, e nello stesso tempo entrava ufficialmente il Lazio come regione e entrava l'Albania come nazione. Quindi si completava un attimo questo partenariato e il nuovo programma è appunto quello delle terre rurali, cioè che cosa abbiamo pensato di mettere in piedi? Innanzitutto un programma, non più progetti singoli sul territorio, un programma che è appunto quello delle terre rurali, che bene o male sono quei territori molto vasti dove hanno operato fino all'ultima programmazione sui programmi leader i CAL, ma dove ha operato un partenariato locale che ha dato lo spunto a questa nuova iniziativa, perché ampliava quello che era lo spazio che i CAL purtroppo limitati alla loro struttura non potevano ampliare. E quindi il partenariato ha ampliato in una maniera enorme e quindi abbiamo scelto la procedura di far riferimento alla parte istituzionale, diciamo, non più alle regioni in senso molto lato, ma ai comuni. Quindi i comuni hanno iniziato a fare le delibere di adesione al programma. Nel frattempo aderiva a Sonamica, quindi tutte le vie del mare e tutto il discorso sulle coste si andava ad integrare con l'attività che si faceva via terra, e in Grecia abbiamo fatto una prima manifestazione dove è stata ufficializzata questa partecipazione di Assonauti. Ma ancora più avanti entravano i corpi della salute, quindi altro tema importante, altro settore che ci riguarda direttamente, altro partenariato diciamo di rilievo, perché non era la solita associazione che andava a individuare il borgo in maniera molto tecnica, ma addirittura lo individuava come uno degli assi importanti del programma sotto l'aspetto della salute. Il nuovo partenariato quindi ha costituito un tavolo tecnico a Foggia nel mese di marzo dell'anno scorso, quindi esattamente più o meno un anno fa, redigeva la scheda che è stata diciamo, approvata come tavolo tecnico un po' di mesi fa e che completeremo alla fine di questo incontro e diventerà il documento che sottoscriveremo un po' tutti. Che cosa è il programma delle terre rurali? Il programma delle terre rurali praticamente poggia la sua attività su tre grandi pilastri, l'ambiente, la tradizione e appunto la salute. Trasversalmente l'innovazione è l'altro argomento sul quale, l'altro settore sul quale ci confronteremo per completare la parte progettuale del programma. Per cui il programma è stato suddiviso in 15 misure, delle 15 misure ci saranno tutte le aree progettuali e quindi il partenariato si troverà di fronte, dopo questo incontro, dopo questa riunione, a dover inserire le singole attività progettuali
in ambito locale, rispettando quello che poi è il discorso generale. Quindi parleremo di grandi vie della città, parleremo di pastoralismo e parleremo di transumanza, ma non più come attività di transumanza di pastore, ma proprio come spostamenti a tutti i livelli e di popoli e di cultura e di quelle che sono le tradizioni locali. Questo è in breve sintesi, molto breve sintesi, il discorso che ci troviamo di fronte, diciamo, ad affrontare per i prossimi 15 anni. Non abbiamo voluto fare un programma decennale proprio perché non ci volevamo limitare all'attività progettuale secondo quello che è una programmazione dell'Unione Europea, ma andare oltre. Prima perché vogliamo sfruttare i finanziamenti nazionali, quindi un impegno importante sarà il PON nazionale, il PON ambiente, già abbiamo lasciato un primo segnale al Ministero dell'Ambiente. È ufficiale, abbiamo lasciato una sorta di demo che è stato presentato un mesetto fa all'ambiente. Ufficialmente domani presenteremo l'agricoltura e coinvolgeremo anche il MIPAT, con il quale abbiamo chiuso anche una convenzione per avere un anno di esposizioni ai musei della città. I tre musei all'Euro si sono riuniti e quindi avremo anche un modo di esternare, secondo l'attività progettuale all'interno del piano culturale, del progetto culturale, tutta una serie di iniziative dal mezzo al prossimo mese di maggio fino a maggio dell'anno prossimo. In più, e anche questo è ufficiale, quest'anno le tre transumanze, diciamo, come dire, che vengono prese ad esempio, saranno quella greca, quella austriaca e quella italiana. Per cui il partenariato è coinvolto ad andare su questi territori, da una parte, per capire che cosa esiste e come si muovono, ma poi per fare questo scambio culturale. Qual è, diciamo, l'ultimo aggiornamento del partenariato? Io dico finalmente perché in 12 anni nessuna delle associazioni agricole ha mai creduto a questo tipo di attività. E nel mese di dicembre dell'anno scorso l'UCI, quindi l'Unione Coltivatori Italiani, è entrata formalmente a far parte del partenariato. Quindi il partenariato è ben rappresentato, abbiamo tutte le categorie, stavolta ce l'abbiamo veramente tutte. L'unica cosa che stavolta è che lo si troverà di fronte nei prossimi due mesi a completare la scheda progettuale, perché l'altra ambizione è di coinvolgere in questi due mesi il partenariato internazionale e preparare per fine giugno la presentazione ufficiale a Bruxelles direttamente, quindi se per similitudine utilizziamo i presidenti dei consigli regionali d'Italia che abbiamo utilizzato i presidenti dei consigli regionali nelle altre regioni, dovremmo arrivare alla presidenza del Consiglio d'Europa dove c'è attualmente l'Italia, e quindi quale migliore occasione per arrivare a Bruxelles a presentare tutto il programma. Questo è un po' tutto, io avrei finito e prima di passare la parola ad altri chiederei agli amici dell'ufficio UNESCO, dottor Zaccarella e Ottavio Di Bella, di venire a dare queste due indicazioni su quella che noi oggi praticamente come partner italiani facciamo questo passaggio ulteriore.